sono legato al concetto di sperimentazione in generale. Domenico Caprioli, Your Sense Edu, un'azienda che si occupa di mettere le aziende che operano sulla Terra nelle condizioni di sfruttare al meglio le tecnologie, i processi, i metodi che vengono utilizzati nello spazio. E una delle cose forse più importanti è la sperimentazione, sia la sperimentazione che si fa prima di partire per lo spazio, sia la sperimentazione, ovvero gli esperimenti che si fanno nella stazione orbitante, quindi lassù nello spazio. Questa cosa, che insegnamenti può darci nel concreto della nostra vita quotidiana, laddove dobbiamo innovare in ciò che facciamo, come lo facciamo? Io penso diversi e a mio, diciamo, avviso significativi. Intanto, come diceva Giovanni, c'è una sperimentazione che serve alla preparazione, no? La simulazione. Quindi, diciamo, prima della fase sperimentale c'è una fase di simulazione che riguarda anche in molti casi gli esperimenti stessi, alcune tecnologie come per esempio il gemello digitale. Sono nate insomma in realtà proprio alla NASA per migliorare le capacità insomma operative. Ecco, il gemello digitale è una rappresentazione con i dati di un oggetto, ma anche un essere vivente, raccogliendo tutti quelli che sono dei parametri che danno il funzionamento di quell'oggetto. Nella quotidianità possiamo dire che oggi alcune delle nostre automobili hanno un gemello digitale presso la casa che le ha prodotte, le Tesla sicuramente, ma non solo quelle. Quindi quando fai riferimento al gemello digitale per la sperimentazione è quindi un replicare digitalmente, comunque raccogliendo i dati che sono riferiti a un oggetto, replicarlo per poter poi sperimentare non sull'originale quanto sulla replica, sul gemello. Esatto, una replica dinamica, nel senso che diciamo, appunto, si modifica in qualche maniera anche in relazione a come si modifica, diciamo, il manufatto al quale è associato. Quindi, insomma, molte tecnologie di simulazione, le più evolute, sono nate in quel contesto perché, come dicevamo prima, il vincolo è un motore potentissimo di innovazione. Nel caso di specie, la distanza diciamo, incoraggiava, e anche i costi chiaramente che hanno le missioni spaziali, incoraggiava a preparare molto bene queste attività. C'è poi un tema proprio legato alla sperimentazione, al quale noi siamo molto legati. Noi ci occupiamo di applicazioni spaziali, ma siamo particolarmente interessati in effetti a quelle legate alla microgravità. E sono legato al concetto di sperimentazione in generale. Non solo perché consente, diciamo, di verificare la bontà delle idee e di ottimizzare poi insomma il prodotto finito, ma perché in realtà è un processo iterativo nel quale si può generare una strada del tutto nuova e nel quale si genera un sacco di conoscenza. Una parte di questa conoscenza confluisce poi nel risultato di quell'attività di sperimentazione. Una parte di questa conoscenza diventa conoscenza scientifica e viene magari congelata in un paper. Una parte di questa conoscenza è a tutti gli effetti uno sfrido, quindi un eccesso, uno scarto del processo. E il nostro progetto in realtà consiste nel recuperare questi sfridi di conoscenza generati dall'attività sperimentale e trasformarli in elementi utili per le aziende che non si occupano di spazio. Ecco, nella concretezza, quindi, se volessimo prendere un insegnamento da quello che ci hai raccontato, è innanzitutto è importante sperimentare, è importante allenarsi e sperimentare, ed è importante raccogliere sia i dati dell'esperimento, quindi se io voglio cambiare un processo, cambiare un qualcosa di ciò che io faccio,
devo fare delle simulazioni. Quindi se voglio cambiare anche il layout del mio negozio, del mio ristorante, del mio ufficio, voglio cambiare un processo aziendale, devo pensarlo e poi ripensarlo, progettarlo, testarlo, magari non in produzione, non con i clienti, e vedere come funziona, raccogliere l'esito di questo, ma tu dicevi anche lo sfrido, quindi magari degli effetti collaterali che possono essere di ispirazione. Quindi lo scopo per cui io sperimento, studio, provo, può generare informazioni o esperienze che mi aiutano a introdurre innovazione, cioè qualcosa di nuovo alla quale magari non avevo neanche pensato. Decisamente così. Faccio solo una chiosa alla presentazione che hai offerto, che è molto completa e che condivido. Nulla testimonia della conoscenza di un'attività quanto la conoscenza profonda dei rischi connessi a quell'attività. Questa cosa ha delle implicazioni, diciamo, anche drammatiche, quotidiane, ahimè, ma in generale il modo migliore per dimostrare di conoscere molto bene un processo è conoscere quali rischi sono associati alla realizzazione di quel processo. E questo è una conoscenza che si costruisce e si sedimenta sperimentando e rompendo cose. Quindi l'insegnamento che possiamo trarne da questo, dal lavoro che voi fate con le scienze dello spazio, trasportate nel business terrestre, il vostro corso si chiama Space for Non-Space Business, giusto? Quindi corretto. Lo spazio, ciò che succede nello spazio per applicazioni sulla Terra, per applicazioni di business e non dello spazio. Quindi sperimentare con un occhio di riguardo ai risultati della sperimentazione in funzione di quello che ci si aspetta, ma anche sperimentare per avere lo sfrido, quello chiamavi, quindi quei risultati inattesi che ci possono aiutare a innovare e inventare qualcosa di nuovo. Guardando con un occhio verso le stelle, verso la luna in questo periodo, che è un obiettivo che stiamo avendo. Si tratta di tornare sulla luna entro il 2026? Sì, ma diciamo, come dire, poi insomma gli obiettivi sono fatti per essere ridiscussi, quindi insomma io non subisco tanto, diciamo, il fascino di queste avventure esplorative. Credo che ci sia una miniera di opportunità che non stiamo ancora valorizzando perché non stiamo ancora comprendendo, e credo che quindi, diciamo, la vera ricchezza in questo momento è, diciamo, quella porzione di spazio che ci hanno consegnato le agenzie spaziali e che dobbiamo imparare a valorizzare. Grazie a Domenico Caprioli, Your Science Edu, e continuiamo a parlare di innovazione. Grazie Domenico. Grazie.